Cafarnao, la città di Pietro. Cafarnao è diventata la città di Gesù perché da questa città Gesù iniziò a predicare alle folle e a guarire i malati. Scelse di iniziare in una terra di gentili. Cafarnao era lontana da Gerusalemme, era un villaggio sul lago di Galilea in posizione strategica per i collegamenti commerciali con la città di Damasco e l'Egitto. A Cafarnao Gesù incontrò il giudeo Simone che dalla Betsaida agricola per fare il pescatore si era trasferito qui con la famiglia, moglie, suocera. Viveva in questa casa sui cui resti i francescani hanno costruito la chiesa. Con Simone lavoravano il fratello Andrea e il padre Giona ed erano in società con Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo. Anche Gesù aveva lasciato la sua città, Nazareth, ed era arrivato qui a Cafarnao all'età di 30 anni, più o meno la stessa età di Simone. Tra l'ex falegname Gesù e l'ex pescatore Pietro sarebbe nato un sodalizio che nella storia continua da 2000 anni. Dopo la sua morte, Gesù dal risorto apparve più volte ai discepoli. Sul lago in cui li aveva chiamati a seguirlo, sul lago di Galilea, prima che ritornasse definitivamente al cielo, Gesù volle assicurarsi della fedeltà a sé di Pietro. Gli chiese per 3 volte: «Simone, mi vuoi bene?» «Certo che ti amo, lo sai», aveva risposto Pietro per 3 volte, e per 3 volte Gesù gli aveva comandato: «Allora pasci le mie pecore». Da questo incarico il primato papale a Pietro nella Chiesa Cattolica.